Radio Pestum. Enjoy your freedom. Invece tu non mi basti più, ed era Baby K. Matteo, eccoci, ci siamo, siamo prontissimi. Ci siamo, ed è collegato il nostro ospite Edoardo Costa. Benvenuto. Buonasera Edo. Ciao, come va? State bene? Bene, benissimo. Grazie. Stavamo facendo due chiacchiere e grazie per aver accettato l'invito. Beh, grazie a voi di avermi invitato e grazie della vostra simpatia, perché siete due persone veramente simpatiche. Grazie. Però veramente, come dicevamo, che quest'anno chissà, che facciamo anche una sorpresa dal vivo. Secondo me sì, ai templi. Io incrocio le dita, ci incrociamo, perché quest'estate No, ma fermi, non incrociamo niente, organizziamoci, facciamolo rendere, cioè rendiamolo realtà questa cosa. Assolutamente, assolutamente. Quindi, prepariamoci. Ma allora andiamo subito nel vivo con il nostro Edo. Allora, Edoardo Costa, nome d'arte di Edoardo Cicorini, è un attore, ovviamente lo conosciamo tutti, modello, imprenditore italiano, conosciuto, cara Gio, principalmente per il suo ruolo di Riccardo Moretti nella soap opera Vivere. Io le ho viste tutte le puntate. Bene, bene, non te bene, ne sei persa una. No, mi piaceva molto, era molto molto bella. Oggi però come è la sua vita è impegnata su altro. Sì. Infatti, sai di un po' di cosa si occupa il nostro Edo? Sì, so che è diventato un life coach. Sì. Adesso sì, questo momento che si parla molto. Insegnante di meditazione, insegnante di meditazione spirituale. Edo, diamo a te la parola, parlaci di. Spiegaci meglio. Spiegaci tu tutto. Beh, diciamo che sono tantissimi anni che io faccio questa, ho una doppia vita, che oltre alla vita di attore, sia in Italia che negli Stati Uniti, ho approfondito tutte le pratiche spirituali proprio per la mia passione, per conoscere, proprio la curiosità che ho sempre avuto, sia le religioni, sia ho studiato, ho iniziato col buddismo tanti anni fa, quando ho incontrato il Dalai Lama, e sono diventato molto amico suo, della famiglia, ho iniziato a fare anche tanti viaggi in India, e sono stato parecchio nel Ladakh, soprattutto al nord dell'India, ai piedi dell'Himalaya. Ho cominciato a studiare con i maestri yogi, ho studiato con tutte le pratiche spirituali, poi le ho approfondite anche di qui, dalle nostre parti, dopo negli Stati Uniti, sono andato avanti, soprattutto ho studiato la Kabbalah per 7 anni, poi ho approfondito adesso, sono buddista, sempre buddista, ma sono passato da 13 anni al buddismo di Nichiren Daishonin della Soka Gakkai, che non so se conoscete, Nam-myoho Renge Kyo, il mantra, ma continuo comunque ad approfondire e andare a fare studi sopra i testi, soprattutto i testi antichissimi di oltre 5.000 anni fa, i testi vedici, il Bhagavad-gita, i sutra, anche i sutra che sono nel buddismo. Quindi ho iniziato a fare questo percorso tantissimi anni fa, e in questi ultimi 2 anni, cioè diciamo negli ultimi 10 anni, sono andato veramente in profondità nella mia vita, facendo una trasformazione completa. Bene. E ho iniziato quando ero qua in Italia, che sono rimasto bloccato poi per la pandemia, e ho iniziato, i miei amici mi consigliavano, ma perché non provi a fare qualcosa anche per aiutare le persone in questo periodo con tutto quello che sta succedendo, tu che hai questa padronanza di queste tecniche, di queste cose. Ho detto vabbè, ho cominciato a fare dei live così, quasi scherzando, e sono stati cominciati ad essere seguitissimi. Sì, quindi davvero, sono seguiti, sì, davvero tanto. Ho continuato a servire le persone, tutte le domeniche alle 10 faccio ancora un live. E ho iniziato a costruire una piattaforma. Questa piattaforma si chiamerà proprio The Change, cambiamento, la trasformazione. E sicuramente appena sarà online avrà tutti gli strumenti, tutte le tecniche, tutti i tipi di meditazione, tutti i tipi di spiritualità. Cioè, cerco corsi incredibili che variano proprio per il benessere, per lo star bene, per come affrontare ogni tipo di problema. E ci saranno tantissime sorprese, ospiti, personaggi incredibili, che parleranno però tutti concentrati e tutti allineati con la mia intenzione di creare valore e di portare un po' di saggezza nell'intrattenimento, un po' nel mondo dello spettacolo, continuare, sto facendo delle produzioni, anche lavorando su alcune produzioni che poi saranno sia serie televisive sia film, con sempre dei messaggi dietro al divertimento, alla storia, all'intrattenimento, ci sono sempre dei grandi e importanti messaggi che vengono tramandati da millenni e che sono poi le radici, diciamo le fondamenta, le radici dell'albero della vita, che è quello che tutti vorrebbero raggiungere, la felicità, lo star bene, guarire dall'ansia, dalla depressione, dallo stress, come affrontare tanti problemi nella vita che magari tu sei abituato a vederli da una prospettiva, e ci sono invece mille altre prospettive. Sì. So che mi avete seguito tanto anche sì, nelle mie
mi sono appassionato a questa filosofia proprio dalle tue live ogni domenica mattina su Instagram. Tu ormai Matthew, perché ormai sì, Matthew, perché Matthew è l'uomo più felice del mondo. Davvero? Si chiama Matthew, è un francese, un monaco francese, e tu adesso guarda, già col look che ti sei fatto, rasandoti, te li sei rasati tu i capelli, io lo so che tu hai bisogno, per entrare nel personaggio, mettiamola così. Esatto. Quindi adesso ti manca proprio un pochino, guarda, due o tre piccoli strumenti che io te li posso dare tranquillamente, poi assolutamente, io sono pronto. No, cominciamo ad assumere come una spugna. No, ma queste sono cose bellissime, perché proprio certo. Il benessere dell'anima, se uno sta bene con se stesso, affronta le cose in maniera diversa, cioè questo è chiaro, è ovvio. Qualsiasi poi anche cosa. A discapito di tutto ciò che abbiamo vissuto da un anno e mezzo ormai a questa parte, io credo che un po' tutti ne abbiamo bisogno. Sì, che poi non è egoismo, perché tante volte tu dici no, devi stare bene con te stesso. No. No, perché questo è, tu, se non stai bene con te stesso, se non ti ami, se non ti, non ti prendi cura di te, del tuo benessere, non potrai mai aiutare e prenderti cura degli altri. Prima sì. Arrivi tu, cioè, ti ricordo, sai per esempio, mi viene in mente, quando sei sull'aereo, sì. Prima che decolla l'aereo c'è la hostess o lo steward che fanno tutta la, sì. La raccontano. La storiella che nessuno quasi mai ascolta, quando dicono in caso di emergenza, ecco, è lì ti chiede un coccolone, cadono che cosa? I paracaduti, le mascherine. Cadono le maschere. Le mascherine per l'ossigeno. Cosa dicono loro? Dicono prima quando succede, dovesse succedere una cosa, cosa dicono? Prima mettile ai bambini, alle persone anziane, alle donne, le persone incinta, o no? Oppure cosa ti dicono? Prima. Io non ho mai viaggiato con un aereo perché ho paura, quindi non lo so. Ah, non hai mai viaggiato in aereo? Io ho viaggiato in aereo, però quella parte io la salto perché mi mette un'ansia terribile. La viene l'ansia, devi imparare a respirare, a diventare presente. Dicono questo. Prima indossa la maschera e poi occupati delle persone che hai intorno. Quindi il simbolismo di questa cosa vuol dire che prima ti devi occupare di te. Quando tu sei a posto, sei presente, sei... nella tuo sistema, allora puoi aiutare le altre persone, puoi prenderti cura degli altri. Quindi questa è un po' una metafora, una bella metà, infatti, una bella metafora. Quello che succede nella vita tu devi fare un grande lavoro su te stesso. Anche l'attore, per esempio, prima diceva che Stanislavski, prima di fare il lavoro sul personaggio, prima di interpretare un ruolo, devi fare il lavoro su te stesso, tutta psicologia. Quindi devi imparare, io amo la neuroscienza, amo tutto quello che è mistico, amo le religioni, amo la spiritualità in generale, ma poi quando capisci che tutto parte dalla respirazione, tutto parte dal prendere il controllo di dirigere i tuoi pensieri, l'ansia, lo stress, la depressione, i rapporti, tutto è gestibile se qualcuno ti dà degli strumenti. Certo, se non sai come affrontarli, se qualcuno sei un attimo... ti dà quel famoso libretto delle istruzioni. Bravo, che sì. Non c'è stato dato quando siamo nati. Quindi come si affrontano le situazioni, come si fa a calmarsi in un momento, non quando tutto va bene, perché quando tutto va bene, quando guidi e tutto c'è il sole, la strada è pulita, sono capaci tutti. Sì. Quando c'è l'ostacolo, quando arriva l'imprevisto, la macchia d'olio, quando qualcuno ti taglia la strada, come agisci senza reagire con la mente? Che la mente mente, lo sai, la mente ti butta fuori strada. Mente perché, spesso. Ti butta fuori strada subito, quindi tutte le cose, le situazioni della vita, quando ti succede, è successa la pandemia, nessuno o pochissime persone erano pronte ad affrontare un cambiamento di vita così radicale, così veloce. Infatti, credimi, qua te lo posso garantire, il grosso problema arriverà subito dopo. Quando tutto sembrerà finito e chiuso, quello che arriverà è proprio la gestione psicologica di quello che del è riabituarsi nuovamente. C'è il famoso post traumatic stress. Sì, questo è vero. La classica situazione del post traumatic stress, quello che succederà dopo a tutti noi. Chiaro che non tornerà tutto, non tornerà più come prima. Quindi c'è questa nuova realtà che bisogna veramente adattarsi, ma non superficialmente, bisogna proprio affrontarlo come in un certo modo, certo. Edoardo, inoltre questo percorso, questa scelta di vita ti ha portato a studiare in India, negli Stati Uniti, con grandi maestri di questa filosofia.
com'è stato essere affiancato da loro? Prima hai parlato del Dalai Lama, hai conosciuto la sua famiglia. Sì, beh, ho conosciuto lui, la famiglia, continuo a frequentarli. È stato uno dei miei primi grandi insegnanti, il primo grande maestro di vita, una persona di umiltà, di una straordinaria, una persona che mi ha insegnato tantissimo, e nelle piccole cose soprattutto, nella compassione, nell'empatia, nel servire gli altri, trattare le persone tutte allo stesso modo, quel sorriso sempre perenne, cioè sempre questa vibrazione, come vibrare a una frequenza di positività, di empatia, di soccorso dove non c'è ancora richieste di aiuto. Questa è la critica. Sì. Poi ho lavorato veramente con grandi maestri spirituali, ho lavorato con Eckhart Tolle, con Deepak Chopra, ho lavorato con Wayne Dyer, che poi è mancato qualche anno fa, ho lavorato con i grandi maestri di coaching, quindi ho studiato e lavorato con Brandon Bouchard, con Jack Canfield, con Tony Robbins, con tutti quei maestri che hanno una grandissima formazione, insomma, hai avuto. Mamma mia. Saremo qui ad ascoltarti per ore, Gio, è vero. Mamma mia, sì. Io sono molto felice di essere qui, ma soprattutto, credimi, diciamo che sto facendo scoprire alle persone in quest'ultimo anno e crescerà, perché quando ti alza la mattina che senti quel fuoco che ti brucia dentro, che ti butti giù dal letto. Io mi alzo alle 5 del mattino per fare il mio training, quindi la mia preparazione da anni ormai dura 3-4 ore prima che tocco qualunque cosa elettronica, faccio i miei rituali di meditazione, mi occupo dell'essere, perché noi siamo esseri umani, quindi vero. La parte umana è quella che poi ce ne occupiamo tutti, mangiamo, dormiamo, prendiamo, facciamo sport, palestra, lavoro, cosa guadagni, la macchina, tutta questa parte, ma la parte dell'essere, dell'essere bilanciata, è essenziale. Quindi io faccio tutto il mio lavoro, che chiaramente insegno alle persone come riuscire a prepararsi prima di entrare in contatto col mondo. Bene. E questa cosa qua, poi se mi segui la domenica mattina, io inizierò a seguirti la domenica mattina alle 10 su Instagram. Alle 10 domenica mattina sui miei Instagram e Facebook Live faccio proprio ti seguirò, ti commenterò. Edo, lo dicevamo anche prima fuori onda, la nostra promessa è quella di vederci qui a Pestumo con un tuo corso, un tuo stage, un tuo percorso, e noi saremo lieti di accoglierti. Di aiutarti nell'organizzazione laddove potesse essere utile. Mi piacerebbe tantissimo, anche perché sto realizzando talmente tanti contenuti per questa piattaforma. Sì, come progetti futuri, cosa bolle in pentola? Beh, a parte le produzioni... diciamo delle produzioni che sono state sospese per questi due anni di pandemia, immaginiamo. Qualcosina sta riprendendo, ma soprattutto negli Stati Uniti, e sto cercando, io in questo periodo ho lavorato tantissimo proprio su questa mia nuova, creare credibilità in una nuova identità, e chi mi conosce bene sa benissimo, faccio tantissimi coaching, faccio tantissimi stage, ho tantissimi gruppi che insegno, proprio faccio pratico sia le pratiche spirituali sia proprio il life coaching, quindi come migliorarsi, come diventare la migliore versione di te stesso, leadership per le aziende, come creare valore servendo le persone, quindi allora io e Joe saremo dei tuoi prossimi alumni, inizierò a seguirti vediamo se riusciremo a diventare la versione migliore di noi stessi. Perché no, perché dobbiamo no. impegnarci, questo è quello che dobbiamo fare tutti i giorni, cioè io sono in continua crescita e evoluzione ogni giorno, cioè se io non vado a letto ogni giorno e mi chiedo cosa, com'è stata questa giornata? Hai vissuto completamente, hai succhiato il midollo, hai creato valore nella vita di qualcun altro, cioè non riesco a dormire. Quindi ho bisogno, per forza, per dormire bene, devo avere aiutato e fatto qualcosa per gli altri. Perfetto. Edoardo, noi ti salutiamo, purtroppo ti ringraziamo tantissimo. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Ti aspettiamo qui con noi, da noi ti a Pestum. Ti aspettiamo qui a Pestum in estate. In bocca al lupo per tutto. In bocca al lupo per tutto. Saluto tutti i vostri e grazie per tutto ciò che fai. Grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao Edo.